Con il Principato di Augusto inizia la fase imperiale della storia di Roma. Si tratta di un lungo arco di tempo di circa 4 secoli e mezzo. Esso ha inizio nel 27 a.C., quando il Senato accorda ad Ottaviano il titolo onorifico di Augustus e si conclude convenzionalmente nel 476 d.C., con la deposizione dell'ultimo imperatore romano, Romolo Augustolo, da parte di un re barbaro. Possiamo suddividere i 4 secoli e mezzo in due fasi. La prima è data dai primi 3 secoli, un periodo di pace, di benessere e di relativa stabilità politica. Sono i secoli in cui l'impero raggiunge la massima estensione territoriale e un notevole sviluppo economico. La seconda fase è costituita dall'ultimo periodo, dalla fine del III secolo alla seconda metà del V secolo d.C., un'epoca contrassegnata da un lento e inesorabile declino dovuto all'instabilità politica, a una grave crisi economica, alla precarietà dei confini, sempre più facilmente penetrabili dai popoli esterni, che a partire dal IV secolo dilagheranno nei territori dell'impero, devastando città e campagne.